Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. In realtà oggi ci doveva essere un altro video di Under Simulator, ma poi, mentre ero sulla mia pagina di YouTube personale, ovvero non chi è Tenalove, ma la mia privata, mi sono ritrovata un video molto strano, ovvero The Budo e Senpai Ending. Come potete notare, qui ci sono varie cose strane, tipo Avril Lavigne, un po' di Red Velvet che mi ha consigliato Komaki, canzoni più o meno moderne, roba degli anni 2000-2010 perché sono vecchia, e un video che si chiama Un'ora di Kiria che dice cari amici, fatto dal mio moderatore Peppe. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Minecraft. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Minecraft. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Minecraft. Ok, penso che vi siate fatti un'idea. Fatto sta che mi sono ritrovata il video di questo youtuber, Hatsune e Lissu. E il video si intitola The Budo Senpai Ending 2.0, come raccontato appunto da Jacob Scout, gli Under Simulator Shorts. Ho paura di quello che sto per vedere, ma vediamolo. Ayano eliminating all the rivals, and then she confesses her love to Senpai, only for Budo to just come out of nowhere, grab Senpai's ass, and he's like, you ready to go, baby? And then Senpai grabs Budo's ass, and he's like, yes, daddy. And then they walk off into the sunset off screen, and then Ayano just has like her mouth wide open, and then it fades to black. Così? Cioè, praticamente abbiamo Ayano che cerca di confessare i suoi sentimenti a Senpai, ma Senpai se ne va via con Budo. Wow, quello che tutti i fan di Dietro il Gioco hanno sempre sperato, più o meno. Ok, rivediamolo insieme, ma più lentamente stavolta. Ayano eliminating all the rivals, and then she confesses her love to Senpai, only for Budo to just come out of nowhere, grab Senpai's ass, and he's like, you ready to go, baby? And then Senpai grabs Budo's ass, and he's like, yes, daddy. And then they walk off into the sunset off screen, and then Ayano just has like her mouth wide open, and then it fades to black. Okay, abbiamo capito. Ayano si sta dichiarando dopo aver fatto fuori tutte le rivali, ma ci ha messo così tanto che Taro ha fatto una scoperta su se stesso e se ne va via con Budo. Perfetto, in questo caso direi che sarebbe un bel casino andare avanti col gioco, potrebbe essere un game over interessante, devo dire. Fatto sta che, mi raccomando, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa ship. Ovviamente in descrizione trovate il link del video e anche il link del creatore, perché ha fatto veramente un bel lavoro ed è bastato sentire qualche discorso fatto un po' così per tirarne fuori questo piccolo capolavoro yaoi che penso rimarrà negli incubi di tutti i giocatori di Under Simulator, almeno per un po'. Grazie a tutti, alla prossima con il magico mondo di Ayano, che è rimasta giustamente così, e Kiria e Tenalove. Ciao! E mi raccomando, non dimenticatevi Ayano in questa posa. Ecco. Ciao ciao!